Ciao a tutti amici, benvenuti su questo nuovo gioco che si intitola Eldorado. Ringrazio sempre Mauro per avermi segnalato questo gioco che avevo perso di vista, ma grazie a lui me lo sono ritrovato. Iniziamo subito. Un city builder, come dice anche il titolo del gioco, in italiano. E sono molto molto curioso di vedere cosa può offrirci. Allora, un nuovo inizio. Un nuovo ciclo del calendario Maya. Inizio. Tuo padre ti affida queste terre per vedere se sei adatto a diventare un futuro sovrano. Ok. Wasd. Una taverna comunque. Così, ok, tutto perfetto. Ok. Iniziamo subito. Casa dei popolani. Vedo, però, vabbè, diciamo così. Le strade. Forze di lavoro. Ok, dobbiamo costruire un trasportatore d'acqua. Ok, quindi questo è il raggio d'azione del trasportatore d'acqua. Facciamo qua. Facciamo una strada un attimo. Facciamo così. Poi. Che succede? Voi. Nessun giacimento nel raggio d'azione. E sono un coglione. Posso spostare? Togliamo un attimo. Il trasportatore d'acqua è qua. Quindi facciamo così. Lo costruisco qua. Strada che collegherà così. Ok. Ah, potevo spostare, va bene. Vabbè, lo so, va benissimo. Allora, raccoglitore. Compiti. Come il trasportatore. Ok. Capanna del raccoglitore. Dove c'è una nella foresta per raccogliere più. Quindi proprio nella foresta potremmo fare. Però se faccio così non c'è ragionazione. Facciamo così. Facciamo così. Minatori, taglialegna. Vabbè, taglialegna se lo devo fare lo faccio in questa zona qua. Ma io vorrei un magazzino però, effettivamente. Un magazzino. C'è un magazzino. Vabbè, forse è questo il palazzo che. Vabbè. Va benissimo. Fornisci risorse sufficienti alle tue case. Per aumentarne di livello. Uno, due, facciamo pure questo. Ok. Continua quando è Dio. Di quando è Dio dovresti preoccuparti. Tutti i di. No. Allora. Il dio attualmente attivo è Hunahpu. Vabbè. I dei sono gentili, il dio è buono. Vabbè, fino a quando. Non posso dire di no. Attendi che è impresario, si realizza. Molto interessante, mi piace. Una casa in muratura. Cos'è una casa in muratura? Permette la trasformazione delle materie prime in sostanze intermedie. Deposito. Parati a disastro raccogliendo il maggior numero di risorse possibili prima che accada. Non è contento delle tue azioni. Che cazzo vuoi? Ma chi ti sa? Chi ti conosce? Che cazzo vuoi soprattutto? Chi
chi ti conosce? Chi ti conosce? Detto molto sincero, tutti i rispetto, proprio con tutti i rispetto. Comunque, fatto sta, pensiamo a cose serie, pensiamo a fare come dico io, già mi stai come dico io. Allora, c'ho gli Italianegna in questa zona, una strada. Poi, tagliare ne ha fatto, faccio questo, po' più veloce si potrebbe andare, grazie. Bellissimo, pezzo di merda. Ho speso. Gli edifici hanno capito con un tu. Ma puoi anche andartene a fare con lui, sinceramente. Stark, costruisci un osservatorio. Con delle case emit. Quante? Non si sa. Però hai rotto un po' il cazzo, eh? Hai rotto un po' il cazzo adesso, eh? Ok, allora, l'osservatorio, noi possiamo osservare le stelle, quindi vediamo questa qua. Questa costellazione non è disponibile. Questa sì. Che cazzo cambia? Vabbè. Non hai requisiti, va bene. Capito. Che vuoi tu? È finito di rompere palle? Bravo. Niente, io non so come andare avanti perché qua mi dice che devo avere 100 di mais e 50 wage, ma non ce l'ho. Non li posso nemmeno fare. Che qua posso fare la tintura rossa oltre al cemento, cemento, vabbè, cemento. Però tipo qua sì, la frutta, capito? Ma il mais dove si prende? Che si fa? Non si capisce bene sta cosa. Vediamo sulla mappa del mondo. Fa vedere che ci sono altre città. In epoca Maya, però non lo so, non c'ho la possibilità di fare il mais e non so come fare. Cioè, qua ci sono tre costellazioni in croce. Questa non si può fare, questa non si può fare, e c'è questa che non posso fare. Che mais, sto cazzo di materiale, la tintura rossa me ne mancano sette. Come si fa? Non si capisce. Scusatemi, eh. Esce vengono. Il gioco mi piace. È molto accattivante. Alla fine è simile a molti altri city builder, ma se non riesco ad andare avanti mi è difficile. Non lo so. Gioco a me piace, poi provo, quindi è gratis, vi consiglio di provare. Let's Explore è molto particolare questo, non so se sia un bug o altro, però beh, credo di aver capito da come andare avanti. Ci ho fottuto un giorno, voi vedete il video come se non fosse successo niente, però diciamo che non ti viene spiegato come funziona la costellazione, perché io adesso, qua, diciamo che, lo faccio vedere subito,
Cioè, guardate attentamente una cosa. La vedete qua? Io sto andando con trascinando il mouse e non va. WASD andava, così come con le freccette. Ma non ti viene detto quando sei qui. Quindi io adesso, andando qua, io posso sbloccare questa costellazione. Vedete? Che ci fa fare le fattorie, il mais, che stazione dell'oro, il forno, Gesù Cristo e tutto ciò che ne conviene. Ma ditemelo, perché se io non lo so, bestemmio e poi il video esce una merda. Mo' perché è andata tutto bene, quindi ok, va benissimo. Non mi faccio nessun melodramma, sti gran cazzi. Però, la prossima volta, attenzione, perché se no, può succedere appunto questo. E quindi niente, quindi vaffanculo, stiamo a fare legna. Adesso c'è il santuario che noi possiamo costruire, anzi, voglio costruire subito. Allora tu, che stiamo a fare le tinture rosse, facciamo un bel forno, facciamo qua un bel forno, perché no, perché andiamo subito veloce perché questa sarà un'aggiunta al video, quindi andiamo con molta calma. L'unica cosa che voglio fare è spostare questo edificio giusto qua, così. Perfetto. Che vuoi? Che cazzo vuoi? Che cazzo vuoi? Costruisci una casa in muratura? Ma l'ho fatta, ma non vedi? Cioè io mo devo... Pensa quanto a sto stronzo. Cioè mo devo costruire un altro di sto stronzo. Fare un attimo così. Allora facciamo questo. Che vuoi tu? Edifici di rovina. E costruisci. Non avevo. Mi servono proprio mani. E sia. Una casa. Facciamola. Ecco qua. Costruisci una fattoria. Oh, mi rotti di coglione. Facciamo così. Che succede qua? Che manca? Vabbè, ora ci prendiamo. Costruisci una fattoria. E danno, zebie. Poi. Selezioniamo il mais. Inizia a cogliere il mais. Hai rotto il cazzo, eh? Hai rotto il cazzo. Serve un magazzino. Se lo trovo. Che cazzo è qua? Sì, ma questo già lo sto a fare. Che li rompi i coglioni. Serve un campo. E serve una ginga, che non ho. La ginga che non ho. Quindi, che vogliamo fare? Ci grattiamo i coglioni, che dite? Ora tu stai prendendo l'acqua. Dobbiamo prendere la ginga che non trovo. Caccare. Depositi caccare. Argilla. Ok. Minatore. Ok. A te serve il mais e a te pure, quindi andiamo con calma che ci riusciamo. Ok, aumentiamo qua. Tu stronzo prendi tutti? Sì, ok. Grazie a Cristo. No, che state rompendo un po' il cazzo. Allora, facciamo questo. Ok. Stiamo a seminare il santuario. Facciamone due, la che ci frega a noi. Ma io voglio costruire anche a te, ma che ne so che cazzo servi. Non mi interessa proprio.
Ti ho anche costruito, pensa che stronzo che sono. Bene, quindi. Edifici protetti. Oh. Aspetta, allora. Allora io ti voglio spostare per metterti qua. Così tu difendi questi, io difendo questa di qua. Ok, a posto, a posto. Ok. Stiamo vivendo te. Siamo a fare roba. Ok. Adesso è molto più giocabile, più bello, più divertente, molto, molto interessante. Ok, utilizziamo il magazzino. Magazzino importantissimo. Allora, tu hai finito, quindi io ti sposto e ti faccio raccogliere questi materiali che ci servono. Facciamo una strada. Bene. Perfetto. Quindi io in teoria se vado nella costellazione mi manca solo il mais. Perfetto. A questo punto facciamo un'altra fattoria. Scegli una selezione benedizione, facciamo non voglio fangaccio. Sì, ho capito, ma quanti ne devo fare di sta merda? Un po' mi rompo i coglioni. Nessun giacimento. Ah, perché è ossidiana. E ora è nemica. Tu invece ti sposto. Ti metto più in qua. E raccogli questa attia legna. Facciamo la strada. Ok. Andiamo nella costellazione. Smocchiamo questo. Oh. Ottimo. E adesso iniziamo la produzione. Tipo qua nella fattoria io voglio mettere l'agave. Agave? O agave? Sono stupido, non lo so. Vabbè, che sono stupido, già lo sapevo. No, dicevo. Ciao che cotone. Baracca degli schiavi. Fanna, poi vediamo. Fai tutto, cazzo ce frega. Costruisci. Avamposto. Che serve un avamposto? Le corde. Tessitore. Fammi un bel tessitore. Tu che vuoi? Sì, un attimo, con calma.
molto bene. Non seguo più il tutorial, me ne frega un cazzo, faccio a modo mio. Ok, da poco potremo aumentare uno e due. Fantastico. Ottimo lavoro. Ottimo, ottimo. Costruisco qua un'altra fattoria, così, anche se la strada però la devo fare. Perfetto, così, e gli faccio coltivare il mais. Popolazione esiste, nel senso che ce l'abbiamo. Ma qua, come siamo messi qua? Il giacimento continua ad esserci. E a me va benissimo. Sì, dove? Stiamo andando ben spediti. Aumentiamo qua. Io vorrei spostarla però questa, è peccato che sta qua tutta sola. La metto qua vicino. Anzi no, qua mi piace. Sì. Quanto oro c'ho? C'ho mai sentito niente. Va bene, io credo che abbiamo esplorato il prologo, ma vediamo un attimo se possiamo vedere qualche altro. Ok. Allora facciamo una cosa. O tu fai i fili, tessiture, questo è il sarto. Ora facciamo un altro tessiture. Perché voglio fare le corde. E costruire l'avamposto. Ah, mi servono per forza le risorse. Vabbè, attendiamo giusto un pochettino. Allora, tu. Ora spostare. Perché non mi disposti? Vabbè, ti cazzo. Ti devo distruggere? Ah, cacca. Taglia legna qua. Facciamo un avamposto. Ah, ok. E si creano schiavi comuni facendo così. Credo. Sì. Ok. E se io volessi fare una piazza? Ah, ok, vabbè. Tu di due, una frutta appare nella vostra lì. Va, che succede? Nessuna entrata, ti fai danguno. Ossigeno non si può più prendere. Io non ci posso fare cazzo. Quindi siamo a fare i soldati, cioè questi schiavi, perché io potrei fare poi la benedizione che questi soldati con questi schiavi faccio una benedizione del tipo cestino robusto, che non la facciamo. Appena abbiamo 10 di schiavi, eccolo, quindi io posso fare questo.
se io volessi toglierlo, mi fermo, fermo così, ok. Va bene. Ok, ragazzi, il video può finire qua. Spero che il video vi sia piaciuto. Nel caso vi sia piaciuto, mettete un bel mi piace, commentate. Noi ci vediamo su un prossimo video. Ciao, ragazzi.